Villa Reale di Marlia, a 10 km da Lucca, è stata la residenza di Elisa Bonaparte, la sorella di Napoleone, che la nomina Altezza Imperiale e Principessa del Ducato di Lucca e Piombino. Donna molto attiva, seppe amministrare il territorio con lungimiranza, anche se la popolazione, nostalgica e fedele alla vecchia aristocrazia, non ebbe mai grande simpatia nei suoi confronti. Nata da Iaccio nel 1777, le insicurezze dell'infanzia e dell'adolescenza rendono Elisa vulnerabile. Alta, magra, ossuta, con un grande naso e occhi febbrili, a tratti e temperamento quasi maschili. Delle tre sorelle Bonaparte, Elisa e Carolina hanno in comune una forte ambizione, la spregiudicatezza, il gusto del potere e l'attitudine al comando. Paolina ama il lusso e lo sfarzo. Mentre Carolina sposa l'impetuoso Murat, Elisa accetta le proposte di un modesto capitano genovese di origine corse, Felice Baciocchi, che Napoleone considera un totale inetto. Al piccolo ducato, Elisa fa aggiungere il Principato di Lucca, un appanaggio di 300.000 franchi annui, un palazzo in città e la tenuta di Villa Marlia. A Villa Marlia, Elisa aumenta la proprietà, aggiunge delle residenze, ristruttura i giardini e modella la corte come le Tuileries. La riempie di ciambellani, dame, scudieri, paggi, cappellani, elemosinieri ed ufficiali di onore. Per pagare le ingenti spese, Elisa fa riaprire le cave di marmo di Carrara e fa produrre in serie il busto di Napoleone che vende in tutta Europa. Passa la storia come una maliarda, una seducente mangiatrice di uomini, stile Semiramide. Dedita al peccato e alla lussuria, Dante Alighieri nella Divina Commedia l'avrebbe collocata nel secondo cerchio dell'inferno, quello dei lussuriosi, mentre Giovanni Boccaccio l'avrebbe ammonita come ambiziosa, lasciva e crudele. Elisa ama l'amore, e l'amore con Bartolomeo Cenami fiorisce come le rose fiammeggianti di Villa Marlia. Lo nomina grande scudiero, capo delle guardie reali, ambasciatore di Parigi e la relazione continua per ben lunghi 7 anni. Poi lui si comporta in modo oltraggioso. Elisa lo sorprende in intimità con la contessa Muzzi e lui, come ben servito, si consola ripulendo Villa Marlia dalle opere d'arte. Elisa ama visceralmente la musica di Niccolò Paganini, tanto da cadere in svenimenti durante i suoi diabolici virtuosismi. La febbre dei sensi si accende quando il perverso violinista, nascosto nei giardini di Villa Marlia, attacca all'improvviso le sue variazioni stregate e lei cade in un ardente e profondo delirio. Nasce così una travolgente passione tra lei e il musicista genovese. Tra l'altro, Paganini, oltre ad essere celebrato per la sua irresistibile arte, è famoso in quanto la natura è stata molto generosa con lui. Purtroppo la relazione è di breve durata. Lui la tradisce prima con la sorella Paolina e poi con la giovanissima contessina Adele. Intanto, al Principato, Elisa fa aggiungere Massa, Carrara e la Garfagnana, ma la sua meta
è Firenze, della Maria Luisa di Borbone, e con il decreto imperiale del 1808 riesce a farsi nominare Granduchessa della Toscana. La tragica campagna di Russia anticipa però il declino della parabola imperiale dei Bonaparte. Elisa si arrende ai Borboni che il 31 gennaio del 1814 rientrano in Firenze acclamati dalla popolazione in festa. Accusata di aver favorito il fratello fuggito dall'Elba, viene esiliata a Moravia e al nono mese di gravidanza e partorisce Federico Baciocchi in una locanda. Rientra a Vienna ma viene imprigionata. Liberata, riesce ad avere una vita serena con il marito finché muore a Trieste nel 1820 a soli 42 anni. Villa Marlia passa ai Borboni e continua ad essere uno dei luoghi felici per la corte reale. Nei primi anni del 1920, la contessa Pecci, nipote di Papa Leone XIII, ed il marito Blunt, un ricco banchiere ebreo di New York, acquistano la tenuta ed iniziano a perfezionarla, rendendo Villa Marlia il meraviglioso angolo di paradiso che oggi possiamo ammirare. Un ultimo pettegolezzo. Sembra che la proprietà sia passata ad una giovanissima coppia di svizzeri che hanno dichiarato di volere trasformare Villa Marlia in un esclusivo hotel extra lusso.